La tela viene data ogni anno ad un personaggio, un grande personaggio, guardate, un po' l'arco d'oro dello spettacolo, del cinema, della televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo. Non potevamo scegliere davvero meglio quest'anno con noi, questa sera, per il premio Atena, Luigi Locascio! Non è il momento ancora della motivazione, anzi l'abbiamo fatto salire subito perché poi siamo felici di poterlo applaudire immediatamente, ma c'è un filmato che riguarda Luigi Locascio, ci mettiamo subito nell'angolino per guardarlo insieme, l'ha montato Andrea Tricomi e riguarda ovviamente alcuni tra i film vecchi e più recenti di Luigi Locascio. Sono 600 passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar, alla fine ti sembrano come te. Salutiamo! Lo so, anche le peggiori una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni lì. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, cioè esiste. Nessuno si ricorda più di come era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Beh, ho capito, ma allora? E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni necessarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza? È importante la bellezza, da quella scendeggia tutto il resto. Che ci legge Sara. Nato da una famiglia di artisti, Luigi Locascio ha debuttato come attore di cabaret sulle scene della Palermo degli anni Ottanta, in una stagione feconda della cultura e della ricerca teatrale italiana. Diplomatosi all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, ha lavorato al fianco di grandi maestri come Orazio Costa, Giuseppe Padroni Griffi, Federico Tiezzi, Carlo Quartucci, Luca Ronconi, Carlo Cecchi, maturando uno stile personalissimo, sostenuto da forte curiosità intellettuale, introspezione, scavo psicologico e rivelando presto uno speciale talento per la scrittura drammaturgica. Qualità con cui, accanto ai successi teatrali, Luigi Locascio ha messo a segno una folgorante carriera cinematografica iniziata su suggerimento dello zio, l'attore Luigi Boluano, nell'anno 2000 con il ruolo intensamente drammatico di Peppino Impastato nel film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, Davide di Donatello quale miglior attore protagonista, Luce dei miei occhi, Coppa Volpi, seguito da La meglio gioventù e da molti altri film d'autore siglati da Giuseppe Piccioni, Andrea Porporati, Marco Bellocchio, Cristina Comencini, Paolo Virzì, Pupa Avati. Del 2013 è l'esordio nella regia cinematografica con il film La città ideale, sul tema del rapporto dell'uomo con l'ambiente al tempo del consumismo, che alla Biennale di Venezia si è imposto all'attenzione della critica. A teatro, dopo la rilettura della Tana di Kafka, il monologo con cui ha vinto il premio Hugo come migliore attore e l'adattamento del mito di Edipo e delle Baccanti di Euripide, Luigi Locascio ha proposto un perturbante allestimento dell'Otello di Shakespeare in qualità di regista, attore e autore, insieme con Vincenzo Pirotta, con il quale ha realizzato la memorabile messa in scena di Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Attore dalla recitazione insieme sobria e inquieta, autore colto e raffinato, attento alla ricerca di nuovi percorsi semantici, regista innovativo, incline alla commistione sperimentale dei linguaggi dell'arte, nelle sue creazioni Luigi Locascio felicemente coniuga il valore e la lezione della tradizione e dei classici con una visione e una sensibilità contemporanea
che lo collocano in un orizzonte culturale da respiro modernamente europeo. La proverbiale timidezza, tra l'altro, di Luigi Locascio. Così mi dicevano, corre voce, sì, corre voce che sia. Poi da parte, per uno che fa l'attore, insomma. Sì, c'è lo schermo del personaggio, la scrittura dei grandi autori, dei registi, quindi poi quando si parla in prima persona è più diverso. Non solo attore, regista da ultimo, ma anche molto, molto scrittore per il teatro da sempre, praticamente dall'inizio, da poco anche per il cinema. Com'è il suo rapporto con la scrittura e con la lettura? Cominciamo a parlare anche di libri. Diciamo, come dici tu, di metterci più. Grazie. In effetti la scrittura viene prima della regia, cioè se io ad esempio ho fatto questo film che si chiama La città ideale, o se ho fatto delle regie teatrali, è perché c'è stato prima un lavoro di scrittura, di passione per certi testi, non ho una particolare fantasia né immaginazione, quindi così sempre sono cose che nascono dal rapporto, dalla relazione sentimentale, anche amorosa, con certi testi che mi fanno venire voglia di insistere, di non riscriverli perché sono dei capolavori, ma vedere che cosa succede a partire dalla mia lettura che avviene oggi in un tempo diverso e con le mie forze esigue rispetto a questi giganti. E quindi appunto, dopodiché viene questa passione, questo non sapersi tirare indietro rispetto al fatto di essere chiamati in causa da certi testi e quindi dare una risposta che è quella che ognuno può dare con le proprie forze. E quelle poi diventano appunto delle forme, delle figure, quindi poi o degli spettacoli, o in questo caso, visto che la scrittura della città ideale è una scrittura più contemporanea, più di una lingua quotidiana, una storia più vicina a noi, quindi l'ho pensata, cioè è venuto immediatamente il pensiero del cinema piuttosto che del teatro. Poi è un passaggio che molti attori fanno, no? Quello andare dietro alla cinepresa, sembra un passaggio naturale da attore regista, poi in realtà è molto non è così semplice se ci pensa, perché il regista non ha il contatto col pubblico, no? Che ha l'attore, sono emozioni proprio diverse. Per esempio ora c'era la professoressa Costa che siamo in seconda fila, che non conoscevo, mi capita appunto che ricevere dei complimenti per fortuna per il film come interprete, mi ha detto complimenti per il film che ha fatto come regista, e questa è una relazione che si ha col pubblico e in un certo senso ci si sente anche riconosciuti in una maniera, ora non voglio sminuire il lavoro che poi quello che faccio è il mestiere più bello, quello dell'attore, ma c'è, non è soltanto la regia, quindi il dato tecnico del fatto di dirigere appunto una troupe, ma è proprio il discorso, chiamiamolo così, sempre con la minuscola, autoriale, cioè il fatto che ci si espone in prima persona e si ha la presunzione, la faccia tosta, l'incoscienza di dire mi va di farvi conoscere cosa ne penso io, proprio come autore rispetto a certe cose. E quindi è chiaro che il fatto di fare, appunto, di scrivere, di fare il regista è qualcosa che mi è più caro, nel senso che veramente è la testimonianza di che ne è di me, delle mie passioni, dei miei gusti, e quindi un percorso di paternità totale. Sì, esatto. Quindi totale. A proposito di paternità, anche poi proprio La città ideale è andato di pari passo con la nascita del tuo primo figlio. Il primo figlio. È nato il secondo, ma non ho fatto un secondo film. Vediamo se arriva la femminuccia, vediamo se arriva prima o poi. Parliamo anche di teatro, perché abbiamo appunto accennato anche nella bella motivazione ovviamente a questo straordinario Otello siciliano, molto sui generis, anzi Locascio generis, che è una riscrittura di questa dell'opera shakespeariana ridotta a 4 personaggi solamente. Dopo Palermo, dopo Catania e Palermo, adesso siete pronti a portarlo, vi aspettano Roma, Milano, insomma il nord Italia, nord e centro. Sì, e infatti è cominciata proprio qui a Catania, perché è una produzione dello Stabile di Catania e dell'ERT, dell'Emilia Romagna Teatro, infatti l'abbiamo fatto in Sicilia e in Emilia Romagna, e ora facciamo quel piccolo a Milano e poi cominciamo una bella tournée. E
anche lì una splendida critica. Era appunto, avendo appunto, mi fa piacere che avete parlato di Vincenzo Sirotta, che ha vinto tra l'altro, certo. È stato premiato, è stato lui. E perché da tempo ci dicevamo, visto che lui aveva fatto la regia di Diceria del Dottore, di restituire appunto, però non so se gli ho fatto un favore, però lui è Otello e io diciamo, perché da tempo ci conoscevamo, ci sarebbe piaciuto farlo quando eravamo ragazzini e dividevamo l'ultimo camerino per il fatto di, e forse l'unico testo comunque, sono pochi testi di Shakespeare, quello comunque sicuramente più di altri, in cui c'è un doppio protagonismo, tant'è vero che da sempre, già dal Settecento, gli attori si scambiavano le parti, e l'esempio in Italia è quello di Randone e Gas, ma noi quindi dicevamo, quando poi, se succederà, che la nostra avventura continua, ci piacerebbe fare... però non è successo che studiandolo, ecco, è quello il fatto, dovendone, me ne sono occupato io, la prima scoperta è, diciamo che, nonostante quello che si dica, anche giustamente, non, per me è fortissimo il protagonismo di Otello. Cioè, nel senso, è un d'altra parte, a parte il titolo, ma è proprio che è la storia di Otello. Iago, sì, è il regista in scena, è quello che appunto tesse le fila, molto interessante qual è la natura dell'odio, di che cosa lo spinge a fare tutto questo, però quello che succede veramente di... a mio avviso di interessante è quello che lo sconvolgimento che ha questo uomo che passa dall'amore assoluto a un odio, diciamo, senza altro possibile compimento che non appunto l'uccisione della persona che si ama di più. Ecco, anche lì è un grandissimo mistero. E l'altro è che dovendomene occupare, volendolo riscrivere per quattro personaggi, non riuscivo a scriverlo in italiano. Io non sono un appassionato lettore, mi piacerebbe, ma non sono un grande conoscitore, ecco, sono molto ignorante rispetto alla letteratura siciliana, però appunto ce l'ho nell'orecchio, appunto, essendo palermitano, e rispondere ai versi di Shakespeare non avrei saputo, cioè sempre appunto, con le mie piccole forze, non avrei saputo scriverlo in italiano. Mentre invece la lingua siciliana, sì, soprattutto volendolo scrivere in endecasillabi e in settenari, soprattutto la parte che riguarda Shakespeare, perché poi c'è una parte invece inventata, scritta bene per Silveri, però gli endecasillabi mi venivano naturalmente in siciliano perché è una lingua che permette di essere contemporaneamente molto diretta, ma anche di poter affrontare un confronto che è una sconfitta in partenza, ma un confronto con una lingua robusta come quella shakespeariana, mentre invece nell'italiano che io posseggo adesso non avrei soltanto potuto balbettare, invece con lo schermo di una lingua che è alle mie spalle, che è quella della tradizione, invece mi sono sentito più incoraggiato a osare questa grande relazione. Grande soddisfazione, è stato sì. Un grandissimo successo, no. A Catania, sì, sì, a Palermo, e si è presta ad esserlo ovviamente anche a Roma e Milano. Sì, infatti mi fa piacere, insomma, ora portarli in giro, sarà ora la... parlavamo proprio con la professoressa, posso dire, con Sara, parlavamo con Sara di ma cosa capivano quando andavano all'estero, perché appunto al continente, Musco, Tasso, e così. Ecco, noi ci imbarchiamo in qualcosa di simile perché per fortuna c'è Desdemona che parla in italiano, quindi, appunto perché i maschi parlano il siciliano e la donna appunto... Capiranno come si è sempre capito, anche Turiferro ha portato... Sì, la donna si fa capire meglio. Ovunque nel mondo e si è sempre fatto capire. Emozione. Torniamo al cinema, c'è un film che è stato il caso cinematografico dell'anno, in particolare in Belgio, che è Marina, che è la storia dell'attore, del cantante che portò al successo la canzone omonima, era un immigrato calabrese, figlio dei minatori, Rocco Granata, e lui nel film è il padre di Rocco, che non voleva la carriera musicale del figlio. A Luigi Locascio è andato diversamente quando ha deciso di smettere di studiare medicina per fare l'attore. I miei genitori pure avevano molto timore di questa scelta, perché avevo fatto il liceo classico, ho incontrato qui la mia amica Anna Livigni, non sapevo che fosse la stessa Anna Livigni di cui leggevo gli articoli sul Sole 24 ore, pensavo fosse un caso di omonimia, e invece è la mia amica. Scherzavamo prima sul fatto che abbiamo fatto tutte e due pallacanestro, ma su me non ha avuto grande effetto, diciamo, rispetto al volo che avrei voluto spiccare per raggiungere le vette dei miei compagni di classe che erano tutti più alti di me.
Infatti io non avevo fidanzate, perché non soltanto perché non ero decente, bello, non avevo il motorino come gli altri, ma proprio non mi vedevano, cioè io ero sempre al di sotto del loro angolo, dell'inquadratura del loro, loro sguardo. E, no, quindi sono molto preoccupato. Erano anche tempi in cui, però effettivamente sono 30 anni quasi praticamente, quasi tempi in cui fare l'attore, fare il pittore, il musicista, sembravano delle esperienze, a parte quella paura del libertinaggio che non c'è, purtroppo. È un mondo pessimo. Almeno io l'ho preso in una maniera molto casta, molto ascetica, sono molto, veramente anche noioso, diciamo, soprattutto quando faccio gli spettacoli, tutta la giornata è in funzione di fare lo spettacolo, anche sul set, insomma, sono molto... quindi non ci sono quelle belle cose che mi avevano prospettato, almeno no, non per me. E poi, diciamo, sembrava come un salto nel vuoto, nel buio, mentre invece adesso in un periodo di precariato totale fare l'attore tutto sommato può sembrare una cosa anche... Cioè, tanto non lavora nessuno, quindi uno può dirle ai genitori, ah, fai l'attore, bene, almeno qualche cosa la farai. Perché invece era doppiaggio, radio, mentre invece prima era... E allora, ad esempio, una volta ero con Federico Tiezzi, facevamo le prove, ho fatto Aspettando Godot, dopo Le Ascelle, perché Sara ha taciuto il nome del gruppo di cabaret, ci chiamavamo Le Ascelle. Le Ascelle! Facevamo cabaret per Ponzi Ponsipè, Mario Di Caro ha assistito, credo, a qualche spettacolo, che facevamo Underground a Palermo, ed erano tutte cose sugli umori corporei, quindi, insomma, per fortuna credo che non è sopravvissuto, non era tempo di Facebook, di YouTube, cioè, per fortuna, quindi la tecnologia mi ha salvato dal fatto che, appunto, di far conoscere queste cose, a proposito... che però sono state importanti. No, dicevo che una volta stavo provando sul palcoscenico con Tiezzi, in lontananza c'era appunto le tende dell'ingresso della platea, e vedo c'era una sagoma che sembrava mio padre, sono tornato a casa e ho detto, ma papà, ma tu che facevi oggi tra le 7 e le 8? E sono venuto al Teatro Biondo. E che hai fatto? No, ho parlato con Federico Tiezzi per sapere se tu potevi fare l'attore. Cioè si preoccupava. E per un po' hanno avuto questa cosa, anche quando ho fatto gli esami in accademia, tra la prima e la seconda fase, io, perché ora si prende l'aereo perché costa meno del treno, ma io avevo preso appunto la cuccetta, in quelle 14 ore, nel frattempo, quando sono arrivato a casa, ho citofonato per salire su, ha risposto mio padre, mi ha detto, ti hanno preso, ha detto. Cioè lui era arrivato, perché era stato lui a telefonare, aveva già chiamato, e da quando mi hanno preso in accademia hanno cambiato totalmente il loro... nel senso che hanno capito che era una cosa seria, che anche altri mi riconoscevano come attore, e sono stati di una generosità impressionante. Loro e i miei fratelli, che hanno condiviso i loro sforzi per mantenermi a Roma e appunto per studiare in accademia. Ci sembra che sia valsa la pena, decisamente. Sì, spero di sì. Twitter, io ho notato che... chiesto, spero che, cioè, che se qualcuno ha fatto le riprese, no, mi vergogno io, mi paralizza, se qualcuno allora, le ha fatte, no, se qualcuno le ha fatte, di chiedere di non più, ma ho notato e anche, che... o solo di conservarvele per voi, cioè è una cosa, ma questa cosa di boom, cioè uno dice delle idiozie magari, quasi immediatamente, sempre nel mio caso, e immediatamente rimangono lì per sempre. Ma io ho notato che i tuoi profili, paura, tu hai dei profili anche Twitter, la dimensione del teatro, non sono miei, cioè sono appunto, non sono tuoi, sono, no, delle, sono fan delle fan che, molto carine, che molto carine, a cui voglio bene, che ad esempio io dico, ma quando devo andare a Belpasso vado sulla pagina e loro lo scrivono già, però non sono... hai un rapporto quindi in questo senso no, diretto, sereno, con i social, no, ma cioè non ci sei persone, fa uno fa della propria vita quello che vuole, non è che, così come io per esempio sono stati anni in cui ho guardato tantissima televisione, ora un po' meno perché appunto ci sono questi due bambini, questi due figli, e quindi per questo motivo non l'accendo, perché mi sembrava, avevo la presunzione di pensare che quei momenti di lobotomia me li potevo garantire, perché secondo me c'era un cervello che poteva, no, anche essere, cioè che rimaneva comunque qualche cosa. Ho sbagliato, invece non è rimasto niente. Ah. Non è rimasto niente, e quindi adesso, non avendo più scorte, non posso guardare più la televisione. No, ci sono delle cose bellissime in televisione, a parte programmi, Rai 3 in particolare, quella che mi è più cara, ma appunto non ho quella cosa alla televisione, no, appunto,
dipende che cosa. Tutto che cosa spera. La meglio gioventù è un film per la televisione. Infatti. Anna Maria Spataro, la presidente del Circolo Atena, premia Luigi Locascio. Grazie. Perché il premio Atena, il premio dei soci, il premio di Pietro. E Anna Maria in questo momento rappresenta l'intero club. Prego, prego, arriva il premio che è anche molto bello, ovviamente questo è un premio speciale. Grazie, Atena. Premio Atena, ecco, un attimo, diamo lo spazio.